Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video del canale Vlada e Jessie. Io sono Vlada e Jessie la mia cagnolina. Allora, oggi vi insegnerò a fare le case a cuore nelle montagne su Minecraft. Come vedete, ho già iniziato a fare il contorno della casa e dietro sto facendo la casa un po' più spessa. Cioè, non la casa, la montagna un po' più spessa perché ho scelto una montagna troppo fina, ecco. Ah, una cosa che vi volevo dire è che non scegliete mai le montagne quelle fine, diciamo. E scegliete sempre le montagne quelle più spesse, perché sennò dopo, cioè, la casa viene troppo piccola, troppo stretta e non è tanto comodo starci dentro, ecco. Quindi adesso finisco di fare la spessione della montagna e dopo ci vediamo tra un secondo. Ok, ho finito di fare. Scusate, ho finito di fare la spessione per la casa. Cioè per la montagna, volevo dire, scusate. E quindi adesso continuiamo a scavare, ecco. Almeno ancora 3 blocchi di profondità, ecco. Ah, una cosa che vi volevo dire è che io non ho il Minecraft quello vero. Cioè, io ho un Minecraft falso, quello che vedete adesso. Vi chiederete il perché. Vi chiederete il perché, ecco. Perché io non so se sul Minecraft vero, cioè. Si possono avere gli oggetti gratis. Scusate la pubblicità, ci vediamo tra un secondo. Dicevo, perché io non so se sul Minecraft quello vero e non falso, si possono avere gli oggetti gratis. E quindi chi ha Minecraft, per favore, potete dirmi se sul Minecraft vero si possono anche avere gli oggetti gratis? Cioè, perché di solito gli oggetti, no? Quelli che vedete qua sotto, si ricevono, cioè devi cercarli per ottenerli, ecco. E quindi io non so se sul Minecraft vero, cioè, si possono ricevere gli oggetti gratis. Dicevo, raga, ok. Ho un po' aggiustato il fatto. Comunque la casa adesso diventerà molto più piccola perché cioè dopo devo fare anche le mura, quindi. Allora, mettiamo una luce così si vede un po' meglio. E adesso quando finisco di scavare ci vediamo, sempre che ci vediamo tra un secondo. Ok, raga, io ho fatto il pavimento. No, il pavimento ancora no. Scusate, ho sbagliato. Allora, ho fatto le mura. Adesso sto finendo il tetto. E dopo farò il pavimento. Allora. Penso che. Allora, in realtà prima avevo deciso di fare la casa rosa, però siccome c'è cioè, chi mi segue da tanto tempo, sapete che a me non mi piace tanto il rosa. Cioè, a me mi piace il rosa in base a quale rosa, ecco. Però sempre che non mi fa impazzire. Cioè, perché come sapete il mio colore preferito è il. Cioè l'azzurro e il viola. Anche il blu. Però il blu sembra che è tipo un secondo posto, ecco. Però in generale il mio colore preferito è l'azzurro. Quindi se cioè a me non mi piace tanto il rosa, quindi ho deciso di fare la casa azzurra. Cioè, per farvi capire che rosa mi piace, adesso ve lo faccio vedere. Cioè, a me non mi piace questo tipo di rosa, ma mi piace tipo questo, cioè il rosa cioè il rosa carne, il rosa quello chiaro mi piace tanto. Ecco.
Tipo questo, rosa, mi piace. Ok, adesso avete capito che il rosa mi piace. Però in generale il mio colore preferito è l'azzurro e il viola. Ok, sta per iniziare a fare il pavimento. Ho scelto tipo questo, diciamo, parquet. Scusate per il silenzio, solo che sono molto concentrata. Non so il perché. È su Brawl Stars che devo essere concentrata, ma anche qua c'è un senso di creatività. Ok, adesso iniziamo a mettere tutti gli accessori. Allora, il letto lo metto così, tipo. Prendo la libreria. Prendo la libreria, questa qua, e la metto attorno al letto. Mamma mia, sta pubblicità! Scusate, raga. Ok, dicevo, prendo questa libreria e la metto così attorno. Adesso prendiamo un quadro, dipinto, scusate, dipinto, e facciamo così. Sì, penso che questo andrà bene. Questo dipinto. Ok, di fianco, e mi sa che la libreria la devo fare un po' più bassa, un po' più bassina. Ah, no, non ci riesco. No, il gripper è il meglio. Il gripper è il meglio di tutti. Ok, sopra ci mettiamo la lanterna. Le lanterne, scusate. Ok, e ne mettiamo due anche qua. Così. Così che la casa è abbastanza lucida. C'è tanto sole, scusate. Allora, non so se mettere oppure no. No, meglio no, io farò meglio di no. Ok. Adesso prendiamo un vaso. Cioè, che dopo ci metterò il fiore. Prima prendiamo una cassa e dopo la riempiamo. Intanto la metto qua e qua la cassa, qua e qua la cassa. E adesso ci manca la cucina. La cucina. Ci metto anche il banco da lavoro, scusate per la pubblicità. Ok, adesso ci metto anche il banco da lavoro. Allora, facciamo uno qua e uno qua. Mettiamo un dipinto. No, troppo grande. No, no. Ok, raga, io ho ufficialmente finito la casa. Allora, nella cassa ci ho messo le armi. Qualche arma, dopo l'andrò a finire, cioè ci metterò anche il cibo e altre armi. Questa è la casa finita. Dopo riesco a fare anche di meglio, però questo era solo un esempio, ecco. Allora, siccome a me mi piace tutto preciso, le lanterne le farò in un altro posto. Le lanterne le farò qua. Così sarà tutto preciso e bello. Ok, questa è la casa ufficialmente finita. Spero che vi sia piaciuto questo video. Lasciate like e iscrivetevi se vi è piaciuto questo video e se vi è stato soprattutto utile. Ciao!